Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, di questi tempi una manifestazione del genere fa buon sangue. Fa buon sangue e fa bollire il sangue, perché è una manifestazione bellissima, l'abbiamo fatta sotto Covid, con il distanziamento, però guardate le persone quando stanno tranquille a aspettare l'ultima macchina. Sono stati qui ore per vedere tutte queste macchine passare, con questo cielo, con questa atmosfera, con questa temperatura. Macerata sembra addormentata nel passare queste macchine, quindi non pensare oggi al Covid, non pensare a quello che stiamo vivendo, per tutti i cittadini è una bella cosa. Questa sera andranno a dormire più contenti. A questa Mille Miglia Macerata offre un circuito cittadino unico in questa tappa e anche un impegno organizzativo non indifferente. Ma un circuito cittadino che anche va contro i sensi unici, cioè io oggi ho fatto delle strade a senso inverso, mi sembrava... Ma è possibile? Sì, abbiamo fatto, oggi ho fatto un giro per tutto il circuito cittadino ed è bellissimo. Poi le persone, come detto, stanno fuori, stanno a aspettare ed è bello, molto bello. Infatti Macerata mostra anche le sue bellezze. Sì, Macerata con queste vie, con questi viali mostra la sua bellezza, perché noi abbiamo una cittadina bellissima che penso che molti di questi equipaggi che stanno passando qui, che vengono da tutte le parti d'Europa, avranno un ricordo di Macerata bellissimo. Speriamo di rivederli qui anche sotto veste di turisti. Un grande onore e un privilegio poter ospitare nella nostra città, dopo 4 anni dal sisma, perché questo era il motivo per cui non era più passata, la Mille Miglia nella sua 38ª edizione. I circa 400 equipaggi sono, per dirla con Enzo Ferrari, che definì in maniera mirabile questa manifestazione, il museo viaggiante più bello del mondo. È già iniziato il passaggio, abbiamo già visto il tributo alle Ferrari, e poi arriveranno le Mercedes e dietro tutta la gara di regolarità. Un onore, appunto, un privilegio per Macerata ospitarla dopo il sisma, un'attenzione particolare dell'organizzazione, da parte insomma dell'organizzazione soprattutto bresciana, poter, ecco, vedete le Ferrari, un onore poterle ospitare. E ci tengo, come assessorato allo sport, a ringraziare in modo particolare non soltanto l'organizzazione, l'ACI Macerata, Enrico Ruffini e Renzo Serrani, che è un po', diciamo, il capogara, che sentite sta discutendo con gli equipaggi come da par suo. Un grande ringraziamento a tutta l'organizzazione, visto che c'è un impegno logistico non di poco conto. Un particolare ringraziamento non soltanto agli uffici deputati, alla polizia locale, al comandante comandante Danilo Doria, ma anche a tutti i volontari Croce Rossa, Tigrotto, CB, che hanno dato il loro contributo per organizzare questa bellissima manifestazione che Macerata ha l'onore e il privilegio di ospitare. Enrico Ruffini, presidente dell'Automobile Club Macerata, un impegno organizzativo, una volontà di fare questa Mille Miglia che insomma vi ha impegnato, ma visto i risultati vi fa anche contenti. Sì, sono molto contento e orgoglioso. È stata quest'anno una faticata terribile, detto in maceratese, perché ovviamente con la pandemia abbiamo fatto protocolli Covid molto stringenti per gli equipaggi, ma abbiamo voluto anche la gestione del pubblico lungo il percorso cittadino. Ci sono circa 130 volontari tra personale sportivo per la gara, i miei dell'Automobile Club, la Croce Rossa, una cinquantina di vigili urbani anche dai comuni vicini, Macerata Soccorso e quant'altro, proprio perché abbiamo voluto farla a tutti i costi, anche perché, come dire, per dare un minimo di normalità. Sarà che in questi giorni stiamo tutti a vedere in televisione quanti virologi, che poi uno dice una cosa, uno dice un'altra, aumenta tanto la paura. Allora ho detto, oggi stacco il telefono e concentriamoci, dopo alcune nottate passate per l'organizzazione, dedichiamo un giorno a questo evento meraviglioso. Lucio Bugli è il presidente del Registro Aprilia, è appassionato, uno storico dell'automobilismo. Ecco, di questi tempi, verrebbe a dire, che significato ha la Mille Miglia? Ma il significato di far rivivere una delle glorie italiane,
una delle glorie per cui l'Italia è conosciuta in tutto il mondo. La Mille Miglia davvero è conosciuta dappertutto. Quest'anno questo maledetto virus ha limitato molto la partecipazione degli stranieri, perché poi sarebbero soggetti a quarantene, eccetera. Per cui molti hanno rinunciato, ma io ricordo nelle ultime edizioni tantissimi americani, neozelandesi, veramente da tutte le parti del mondo. Quindi c'è un interesse, c'è un piacere di partecipare alla Mille Miglia. Ricordiamo poi che questa rievocazione, questa gara avviene in Italia, il paese più bello del mondo. Ecco, oltre al fascino della Mille Miglia in sé, la corsa più bella del mondo, come diceva Ferrari, c'è anche proprio quello insito nelle auto storiche. Certo, perché guidare un'auto storica dà una sensazione particolare. Significa fare veramente guidare, far sentire che chi comanda sei tu, non è l'automobile. Io oggi ho un'auto modernissima, fa quasi tutto da sola, e io che la guido sono praticamente inutile, frena da sola, sterza da sola, fa tutto da sola, non c'è più gusto. L'automobile è una cosa che va controllata, va dominata, va assecondata secondo il carattere, il suo carattere. Oggi sono i computer a progettare le auto, le rendono quasi tutte uguali. All'epoca no, anticamente ognuna era diversa da un'altra, ognuna con una sua intensa personalità, e era bello saperle guidare più di una, perché ripeto, ognuna aveva caratteristiche totalmente diverse.